Buongiorno ragazze, allora oggi finalmente faccio il video sui prodotti finiti, dato che ne ho accumulati davvero parecchi, ecco, ultimamente, e non sono riuscita a farlo prima semplicemente perché ero in vacanza in Italia, sono tornata, settimana di scuola e via. E sotto vi lascio poi la lista di tutti quanti i prodotti che vi mostro. Questa qui è una maschera della Biopoint ed è una maschera di bellezza oro vivo e oscena esteriormente, semplicemente perché l'acqua è leggermente calcarica, quella della doccia, e quindi fa tutto quanto questo bello schifino. Comunque, questa qui è una maschera che mi è durata un sacco di tempo, ve la faccio vedere meglio. Mi è durata tantissimo, almeno 9 mesi pieni, ecco, li ha fatti, e mi è piaciuta un sacco. Penso sia davvero la mia maschera preferita. La usavo al posto del balsamo, insomma, mettevo questa, e soprattutto quando avevo i capelli lunghi si notava un sacco la differenza se la usavo o se non la usavo. Lascio il capello super luminoso, super morbido, districa da Dio i nodi, quindi questa qua è una maschera stupenda. Poi cerottini, punti neri, questi qua della Tony Moly. Più presto vi farò un video, proviamolo insieme per farvi vedere appunto l'efficacia. Ma sono davvero dei cerottini ottimi, meglio di quelli della Nivea secondo il mio punto di vista. E sono davvero micidiali, tolgono un sacco di schifezze dal naso. Acqua termale della Evian, questa qua nel formato piccino. E boh, niente, è semplicemente un'acqua termale. Non è che sia tutta questa grande efficacia per quanto mi riguarda i rossori, insomma, ecco, dal via i rossori. Però questa qua in estate ce l'avevo sempre, sempre nello zaino, perché appunto davvero mi aiutava tantissimo e ve la consiglio soprattutto nel periodo estivo, ecco, da portare in giro per rinfrescarvi, perché davvero è una di quelle cose che io ho trovato vitali durante il caldo. Shampoo secco della Batiste, questo qua è quello nella versione tropical. A essere onesta, l'odore non mi ha fatto particolarmente impazzire, preferisco la versione original per la profumazione. Però comunque sia, è un buon shampoo secco come tutti quelli che ho provato finora della Batiste. Quindi anche questo qua, in caso di emergenza, ve lo straconsiglio. E se può interessare, ho fatto anche un video specifico su come si usa lo shampoo secco, che vi lascio magari o nelle informazioni o sotto nell'info box. Dove deodorante, quello diciamo classico col gas. Questo qua è uno dei miei deodoranti preferiti, è la profumazione original anche, e la mia preferita in assoluto, quindi questo qua come al solito lo consiglio. Ho terminato con un sacco di dispiacere e ero tentata di ricomprarla quando sono tornata a gennaio in Italia, ma non l'ho presa semplicemente perché ho un sacco di cose, creme da provare. Questo qua comunque sia è il siero viso della Omia, che è indicato per peli miste, insomma, con impurità. È un siero che mi è piaciuto un sacco, infatti l'ho praticamente mangiato perché lo mettevo tutti i giorni e a volte anche più volte al giorno se capitava che ero a casa, eccetera. Mi è piaciuto un sacco perché appunto è super super leggero sul viso, non dà quella sensazione di, diciamo, oppressione, ecco, della pelle. È davvero, era un'idratazione, per quanto mi riguarda, per l'estate ottima perché non era eccessiva, e per l'inverno come base per poi un'altra crema sopra mi è piaciuto anche un sacco. Quindi questo qua assolutamente, la prossima volta che andrò in Italia, sperando di aver finito la maggior parte delle creme che ho, questo qua lo ricompro e vi consiglio anche a voi di provarlo perché è davvero uno di quei prodotti che bisognerebbe avere secondo me. Allora, adesso qui ho un bel po' di cosine per quanto riguarda la doccia, non tutte, ma parecchie. Allora, questo qui è il doccia sorbet dell'Alverde. Questa non so se è un'edizione limitata o cosa, ma comunque sia, come prodotto mi è piaciuto. Questo qua è il Bio Rabarbaro e Bio Arancia. L'ho mandato praticamente tutto a Francesca, tranne 2 dita che non entravano nel cosino che avevo io. E quindi ne ho approfittato e l'ho testato. E mi piace perché comunque sia lascia la pelle abbastanza morbida, abbastanza delicato, non la secca. Ma la confezione è un disastro. La maggior parte dei prodotti Alverde fatti con questo tipo di confezione in plastica molto grande, anche per quanto riguarda la crema idratante che sto usando adesso, sono davvero terribili. È vero che sono prodotti che comunque non costano tanto, quindi diciamo non puoi pretendere chissà cosa sul pack. Ma almeno, cioè, che sia
se per caso cade in doccia non si spacchi così, o più che altro c'è, cioè, proprio qua la plastica, si vede che è una plastica un po' così così, e soprattutto entra sempre acqua e umidità dentro qua, quindi ogni volta che lo prendi ti esce 1 chilo di acqua fredda e poi puoi metterti il bagno doccia addosso. Quindi in sé è un prodotto buono che mi piace, vi consiglio se per caso lo trovate, insomma, ma i pack sono un po' da rivedere, ecco, perché si rompono molto molto facilmente. Questo qui invece è un diciamo bagno doccia leggermente scrubante, diciamo, della Ushuaia, e non so se si trova in Italia comunque. È un bagno doccia normale con dei micro 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 pezzettini di appunto noce di argan. È un prodotto che mi è piaciuto molto perché per tutti i giorni è molto delicato, e fare uno scrub un po' tutti i giorni non è male, ecco, come cosa aiuta molto, ecco, il rinnovamento della pelle eccetera eccetera, e la lascia anche abbastanza morbida, devo dire. Però la profumazione io l'ho trovata molto maschile, lo usavo però non è che mi piacesse un sacco usarlo, insomma. Quindi anche questo qui è una cosa che consiglio più che altro magari agli uomini, ecco, che alle ragazze. Poi se vi piacciono profumazioni maschili, anche questo qua è un prodotto da provare. Anche questo è stato il periodo dei bagni doccia finiti, perché ne apro tipo 30 insieme e poi li finisco. Questo qui è della Mediterranea Spa ed è lo shampoo doccia d'azione rivitalizzante. Questo qua me l'aveva regalato Sammy l'anno scorso per Natale, ed è un prodotto che ho trovato molto carino, ecco, per fare la doccia aveva un leggero sentore di caffè e mi è piaciuto un sacco, però per lo shampoo ho provato a farlo una volta e non mi è piaciuto chissà quanto, insomma. Questo qui era una mini taglia ed è praticamente ai mirtilli ed è un semplicissimo, diciamo, crema doccia, insomma, della Sephora. Nulla di speciale, mi è piaciuto, è carino da portare in viaggio anche come taglia, è molto comoda. Non so se lo fanno ancora, però comunque ve lo consiglio per i viaggi. Scrub The Body Shop, questo qui è stato un amore a prima sniffata, insomma. Questo qui è a lampone. E The Body Shop dovrebbe anche essere reperibile in Italia sul sito online adesso, quindi io vi parlo di tutti quanti i prodotti che provo. Questo qui è un'edizione permanente, mi sembra, e quindi dateci sotto, insomma, adesso che ci sono i saldi. Sono 200 ml di prodotto, quindi è un po' di roba davvero. Ne basta pochissimo, lascia la pelle super morbida. È uno di quei scrub che sembra, sì, che quasi abbia i semini, proprio quelli dei lamponi dentro. Quindi sono un po', diciamo, medio grandicelli. E per tutti i giorni non lo consiglio, ma una volta a settimana lo straconsiglio, soprattutto ho notato che sulla zona delle gambe mi aiutava un sacco. Quindi questo qua anche è super consigliato, poi l'odore di questo prodotto è fantastico come tutti i prodotti The Body Shop, insomma. Quindi questo qui anche ve lo straconsiglio. Poi qui ho qualche crema corpo che ho finito e non so se notate sono tutte quante taglie piccine, perché penso che per le creme corpo, per quanto mi riguarda, il fatto di avere delle cose piccoline da utilizzare mi invoglio di più a usarle perché vedo che finiscono più in fretta, semplicemente. Allora, ho terminato questa qui che è il burro corpo di The Body Shop alla, dovrebbe essere o noce o non so che cosa, insomma, ma è un burro corpo che mi è piaciuto davvero un sacco. Era la prima volta che utilizzavo un burro corpo, ho sempre utilizzato creme e ha una consistenza particolare. È un odore stupendo, sinceramente, mi piace davvero un sacco la profumazione che ha. E questo qua, volendo, si può anche pulire lo scatolino e riutilizzare, infatti penso che lo farò. E ve lo straconsiglio come prodotto, si assorbe abbastanza in fretta, non lascia la patina bianca mentre massaggiate, eccetera. E nulla, insomma, lascia la pelle davvero morbida, quindi ve lo consiglio. Come vi consiglio un sacco anche questa qui dell'Alverde, che è una di quelle creme completamente naturali. E vi ho fatto anche la recensione, vi lascio nella i, che non so bene dov'è, la recensione di tutti quanti i prodotti Alverde che ho provato fino adesso, in cui vi parlo anche di questa crema. Comunque, in generale è una crema che mi è piaciuta, mi sento di consigliarvi. E l'altra crema corpo che ho finito è questa qui della Clarins, ed è praticamente una mini taglia che ho trovato nella box natalizia di Sephora.
me la sono portata in Italia per utilizzarla là e mi ci sono trovata un sacco bene, infatti tipo ero lì che spremevo come una pazza per finirla tutta perché mi è piaciuta un sacco. E una crema corpo al burro di karité per peli secche, mi è piaciuta tantissimo questa qua se avete problemi di pelle secca, molto secca oserei anche dire, ve la consiglio perché davvero mi ci sono trovata super 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 bene. Poi abbiamo questo qui che è lo scrub per mani e piedi, ecco, di Kiko. Mi è piaciuto un sacco, questo qua lo facevo praticamente tutti quanti i giorni in doccia, cioè ogni volta che andavo a fare la doccia lo facevo. E davvero mi è piaciuto un sacco, è molto particolare come consistenza, però alla fine quando lo risciacquate avete le mani davvero morbidissime. Shampoo finito, questo qua, Ultra Dolce Garnier al olio di argan e camelia. Questo qua è uno dei miei preferiti di shampoo e davvero questo qua anche ve lo straconsiglio, l'ho mostrato un sacco di volte penso ormai nei video dei prodotti finiti e mi piace sempre, ogni volta che lo uso mi piace e non ha neanche particolarmente bisogno del balsamo dopo, devo essere sincera, quindi questo qua ve lo straconsiglio. È indicato per capelli secchi, io direi che se avete forfora è lo shampoo adatto a voi perché aiuta un sacco l'idratazione della cute e quindi praticamente non vi fa desquamare e non vi fa avere forfora, quindi mi raccomando se avete capelli cuoio secco ma anche grasso, perché secondo me non bisogna aggredire troppo il cuoio grasso, provatelo perché è uno di quelli che non è eccessivamente idratante, quindi va bene secondo me un po' per tutti. Qui ho finito due maschere, sì, ho finito due maschere di Lush. Questa qua era un campioncino del Don't Look At Me, che è la maschera quella azzurro puffo, vedo se c'è ancora un po' di colore, no, l'ho lavato, è la maschera quella azzurra, cioè azzurro puffo proprio, e ha surclassato la mascherita piperita. E questa qua è una delle maschere penso preferite un po' di tutte, ecco, di Lush. Questa qua proprio superata al massimo, davvero è super delicata ma allo stesso tempo illumina un sacco il viso, lo lascia molto morbido, a differenza della mascherita che non lascia molto morbida la pelle rispetto a questo. Quindi questo qua assolutamente è la prossima maschera fresca che vado a comprarmi di Lush, perché vi ricordo come al solito con 5 barattoli neri vuoti avete una maschera fresca in omaggio. Questa invece è mascherita piperita, anche questo qua dovrei averlo lavato, sì. Questa qua anche, a parte che c'è un odore di menta pazzesco nonostante sia tipo un mese che è chiusa qua. Ma comunque, questa qui anche è una maschera che mi è sempre piaciuta, però l'avevo comprata, l'ho usata tipo 2-3 volte sul viso, poi l'avevo lasciata in frigo e avevo superato la data di scadenza da praticamente parecchio tempo e quindi l'ho finita utilizzandola come maschera per il corpo, schiena e gambe soprattutto. Non l'avevo mai fatto, questa qua è indicata anche appunto per il corpo e mi sono trovata molto bene, devo dire, meglio che sul risultato diciamo che ho sul viso normalmente. Quindi questa qua è un prodotto che vi consiglio soprattutto dopo il periodo estivo, ecco, per aiutare il cambio, ecco, della pelle insomma, quindi per mantenere di più la bronzatura e evitare le pellicine, quelle lì che ci sono di solito quando ci si spella. Questa qua davvero penso sia la migliore e anche per quanto riguarda le gambe mi è piaciuto un sacco, non so come facesse ma davvero gli dava molta più luce del solito, è una cosa strana. E comunque sia, nel caso in cui abbiate dei peli incarniti, il fatto di fare uno scrub un pochino più potente aiuta parecchio. Ultimi prodotti e poi ho finito. Allora, questa qui è... questa ha una storia dietro, è praticamente piena, però la butto perché davvero sono anni che ce l'ho. Questa qua è una crema di Avène, la Triacneal, e l'avevo presa perché l'avevo vista da Francesca che ne parlava in un video per quanto riguarda i brufoletti e queste cose qua. Ma è davvero vecchissimo come video, e cioè nel senso da quanto tempo che ti seguo. L'avevo provata su di me, cioè nel senso ero super gasata, mi sono detta ma sì, magari mi aiuta per i miei problemi di imperfezioni. L'ho presa
A parte che costa, cioè sui 15 euro ci siamo tutti, ma su di me non ha fatto praticamente niente, quindi è una di quelle cose che proprio mi è stata qua, l'ho pagata davvero parecchio e non ha funzionato praticamente nulla su di me, zero. Quindi anche questo qui è un prodotto che non mi sento di consigliarvi, piuttosto se avete delle imperfezioni fatevi delle maschere, diciamo, di argilla solo sui punti in cui avete le imperfezioni, quelli lì aiutano. Questo qua, sinceramente, non ho visto nessun risultato proprio. Poi, questo qui che mi piange il cuore di averlo finito, ma finalmente così utilizzo quello di Benefit. Questo è il contorno occhi al verde per Jude Haute. Finalmente ho imparato a dirlo. Ho chiesto a scuola cosa volesse dire Jude e praticamente tutti i tipi di pelle. Quindi questo qua è un contorno occhi per tutti i tipi di pelle che vi straconsiglio nel periodo invernale. Perché è proprio una cremina un po' spessa, vi facevo vedere la consistenza nel video, quello lì sempre sui prodotti al verde. È una cremina abbastanza consistente e idratante che appunto io applicavo sempre contorno occhi e zona sopracciglia. Perché vedevo davvero che mi aiutava tantissimo anche poi a rinforzare le sopracciglia. Poi, unico prodotto di make-up, spero di mostrarvene di più prossimamente, insomma, è questo gel qui di NYX che ho praticamente tagliato perché questo è un amore e odio come prodotto. Amore perché il prodotto in sé è davvero fantastico. Però, beh, appunto, ho provato a togliere il più possibile, ma non è che ci sono riuscita molto. È un prodotto fantastico, è un gel per le sopracciglia. Mi piace un sacco come prodotto, l'unica pecca è la confezione. Cioè, non puoi farmi una cosa che dici che è un gel, che poi è... Cioè, è davvero molto spesso come prodotto, è molto pastoso e non esce dal tubetto. Cioè, il forellino è davvero minuscolo. E fa super fatica ad uscire e praticamente non esce mai. Quindi sono stata costretta a tagliare in due il tubetto e a metterlo in un pottino. Praticamente adesso lo sto utilizzando dal pottino. Comunque è un prodotto super super valido perché resiste un sacco, ha una buona coprenza, ma comunque vi rimane tutto il giorno e anche più praticamente intatto sulle sopracciglia. È waterproof, eccetera. Quindi è davvero un ottimo prodotto, secondo me siete sfigate e non avete quasi nulla come pelo sopraccigliare. E niente, quindi io spero che questo video possa esservi piaciuto, interessato, soprattutto essere stato utile per alcuni prodotti che magari potrebbero interessarvi. Lasciate un pollice in su e insomma, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!